Io pare però, della Liga, sì, della Liga. Monica, io sono terrorizzata con due donne di spettacolo, queste vite affascinanti, no, questi amori affascinanti. Io faccio pulizia. No, dico, la cosa bella è che il quaderno che mi ero portato non serve, perché veramente qui proprio certo, è vero. Sì, è stato sì, anche perché io non saprei proprio che cosa dire di fronte a queste avventure. Partiamo dal matrimonio, ecco. Dal matrimonio con un altro parlamentare, sì. Perché lei parlamentare prima di Forza Italia, poi della Lega di Matteo Salvini, e invece sposa Dario Ginefra. Sì. Che è, diciamo, è stato, vero? Onorevole del Partito Democratico. Sì. Tra l'altro, il tio, a un certo punto, questa storia parte, loro si innamorano, eccetera. Mm-hmm. Poi a un certo punto lei fa un post sui social dicendo: signore e signori, da quest'oggi io sono single. Sì. Mm? E lui si dispera tanto che telefona. Questa cosa mi ha già raccontata. Mi ha raccontato, però per chi magari non si è ricordasse, interessatissimi. Si dispera tanto, telefona a un amico che poi è il direttore di un giornale, all'epoca direttore di un giornale locale, e insomma esce questo bell'articolo, lo scrive l'amico e il titolo è Dite a Laura che l'amo. Mm, però non è proprio andata non così. Non è proprio andata così, dimmi allora. Nel senso, almeno questa magari la poi lei ha la versione più giusta della mia, perché a quanto pare lei sa più cose anche degli diretti interessati talvolta. Ci diamo del lei allora. Io volentieri posso darti diamo del tu, dai. Monica. Tu evidentemente sai cose più. Allora, io ricordo che sempre su quel giornale uscì un articolo in cui sostanzialmente veniva descritta la nostra separazione da allora come: guardate quest'uomo di noccolato, di classe, giornale intellettuale, brava persona, e questa strega cattiva, vampira, crudele che fa il post. E quindi lui in qualche modo ha voluto ricomporre. Però, anche rispetto a quell'articolo. Laura, ti posso assicurare, perché insomma di quel titolo so qualcosa, che lui era molto ma molto dispiaciuto, perché era veramente profondamente innamorato. E questo torna con quanto ci siamo dette, tu mi hai raccontato, tu mi hai detto scherzosamente, no, a proposito di matrimoni, mi ha trascinato all'altare, tra l'altro ti sei sposata in Puglia. Sì, ma allora, forse il verbo trascinare sicuramente... Cioè, ti ha voluto molto molto. Allora, io per spezzare anche un po' una lancia rispetto a tutti i fidanzati della Simona Izzo, io credo che chi ha un po'... chi ha un po' di, diciamo, resistenza rispetto al matrimonio, e io sono stata una donna che da questo punto di vista ha avuto resistenza, non è perché abbia disinteresse verso la persona, ma perché veramente lo considera un passo, un bivio, un burrone, una cosa così importante, un salto così importante, che quindi ha, diciamo, non esitazione, però la vive in una maniera un po' ansiosa. Come ti ha chiesto Dario di sposarti? Sì, vabbè, però adesso la cosa importante, secondo me, oggi più che come mi ha chiesto come sposarci, lei lo sa, nella bellissima... Tu lo sai, lei. Lo so, hai ragione, scusami l'autorevolezza. Tu sai, nella meravigliosa Puglia, tutto, che siamo diventati genitori. Cioè, secondo me la cosa più importante è che siamo genitori, e secondo me siamo bravi genitori. Ma non è che tu alla fine ti sei sposata perché volevi un papà? Cioè, volevi anche un marito che fosse anche un buon padre? Ho capito cosa vuol dire lei. Cioè, nel cosa senso, vuoi dire tu? Voglio dire che lui era comunque stato ed è tuttora uno splendido papà. Secondo me ci sono le donne per una donna refrattaria al matrimonio. Il fatto di vedere in quest'uomo anche un ottimo papà può essere un elemento stimolante. Diciamo no? Che lei, oltre a conoscere l'economia, capisco che conosca anche la psicoanalisi. Può darsi che inconsciamente, secondo me, alcune volte le donne lo fanno, no? Io mi preoccupo, non è solo e soltanto la mi scelta di un partner, no, ma è anche la scelta di quello che ritieni un padre ideale per i tuoi figli, possiamo dirlo. Sì, forse è anche un ragionamento un po' cinico, no? No, però inconsciamente si farà. Perché Laura Ravetto, che è stata una, diciamo, un volto emergente, pertanto adesso ormai ampiamente emersa, ma insomma quando ci siamo conosciute noi era giovanissima, a galla, anche diciamo. Molto, molto brava, no? Grazie. Molto preparata, sì, noi ci siamo conosciute tanti anni, avvocato, dall'inizio. Tra l'altro ha iniziato la carriera di politica lasciando un grande studio, no? Sì, in America. Un altro bivio, vero? Un altro bivio. Che i genitori perché... ancora so ricordo. Sì, la mamma soprattutto. Perché devo dirti che io avevo una bellissima carriera, facevo l'avvocato d'affari, ero capo dell'ufficio legale di una sussidiaria italiana di una grande multinazionale americana, mi spostavo tra New York e Milano, una bellissima carriera, un bel lavoro,
è arrivata la proposta in politica e mia madre mi disse: tu sei pazza, la politica va molto sul personale, cercheranno di distruggere la tua immagine, non è solo una questione di competenza, anche di emozioni, bisogna avere un certo tipo di carattere. Naturalmente più lei mi ha detto però così, non è accaduto, non è accaduto. No, in realtà io adoro il mio lavoro, diciamo, e adoro la politica e adoro anche questa parte emozionale e adoro anche mettermi in campo personalmente. Cioè la cosa più bella è quando esci da una trasmissione e mi capita la signora che ti avvicina e ti dice: grazie perché ha detto quella cosa, perché io la penso ma non ho la possibilità di dirla, lei l'ha detta per me. Certo. Quanto ti ha cambiato l'esperienza della maternità? Secondo me molto. Totalmente. Allora, prima di tutto devo dirti che molti pensavano che non ce l'avrei fatta. Io non ti farò i nomi anch'io di colleghi, ma anche colleghe a cui voglio bene, con cui ho militato per tanti anni, che mi dicevano: guai a te, tu che fai un figlio, così egoriferita, per carità. Perché tu sei egoriferita? Ma adesso tutti i politici, anche se non lo dichiareranno mai, un po', diciamo, magari di vanità possono magari sottoverla, però secondo me non sono egoriferiti, sono più dedicati alla collettività. Sei una donna che ti piace apparire, nel senso non sei un'ipocrita. Sì, metti, ecco, questo sui no. Social come questo sei, no, diciamo, infatti, alcune accuse. Mi prendo sono l'uso quelle di non essere ipocrita. Esatto, perché sei una di quelle che ti piace magari la borsa bella. Ma no, e non è questione della borsa bella. Guarda, che il fisico, ho apprezzato, no? Quando Alba diceva con tranquillità: secondo me la donna di successo non si deve vergognare del suo successo. Cioè, a me non piace tanto questo clima che ogni tanto in Italia c'è, per cui se una donna si pone come oggetto del desiderio di un uomo, va bene, e allora può sfoggiare il bikini, le borse, l'immagine. Se una donna si pone come donna di successo in carriera, va altresì bene, però deve essere sempre in tailleur, molto rigorosa. Se una donna è di successo e vuole essere anche femminile e vuole anche magari mostrarsi, ma non come offerta al maschio, allora diciamo che c'è un po' di oddio, ma questa vuole essere troppe cose, no? C'è un po' di così. Io invece spingo molto su quella parte, cioè a me piace dire che sono in grado di far bene il mio lavoro in Parlamento, occuparmi delle persone e anche ancora indossare un bikini a 50 anni. Un bikini a 50 anni, cioè, quanto ti piaci, Laura? Diciamo che io mi piaccio come donna, mi piace quello che ho ottenuto, mi piace moltissimo il mio carattere, cosa che non piace a tutti, a me piace tantissimo, ma se tu mi chiedi fisicamente, ma fisicamente non mi ritengo una bellezza classica. Vabbè, questo potrebbe anche non essere. Senti, come ti vedi da qui a 10 anni? Guarda, allora, io ho avuto un momento qualche anno fa in cui, sbagliando, ho pensato: vabbè, dai, quello che dovevo fare ho fatto. Poi, per fortuna, una dottoressa con 10 anni più di me, 15 anni più di me, con cui ho parlato di queste cose, mi ha detto: ma tu sei pazza, ma io è dopo i 50 che sono andata velocissimo, ho costruito di tutto. Ecco, io adesso per fortuna sto in quella fase lì, cioè io penso di avere ancora tantissime cose da fare. Sicuramente ho una priorità, che mia figlia sia felice, quindi per me quella è diventata la priorità. Quando mi dicevi cos'è cambiato, io prima pensavo esclusivamente al lavoro. Cioè, io adoro lavorare, io dico spesso il lavoro è il più bel gioco d'adulti, a me piace lavorare, mi piaceva fare l'avvocato, mi piace fare il parlamentare, dico sempre che se mi avessero messo, non so, a far gelati, mi sarebbe piaciuto, avrei fatto il gelato più buono della città di Milano, di Roma, però da quando Clarissa lei è diventata l'obiettivo, quindi sicuramente c'è Clarissa, però ci sono anch'io. Torniamo un attimo, hai detto molti non pensavano che sarei riuscita ad avere la figlia o il figlio, perché no, più che altro non pensavano che sarei stata adatta come madre, perché, ripeto, mi vedevano più come una molto incentrata appunto sul lavoro, sulla carriera. Invece Clarissa aggiunge soltanto cose, cioè Clarissa mi dà la possibilità di rifare anzi delle cose che magari prima non facevo più, quindi... Per esempio quali? Guarda, una su tutte, io non viaggiavo più così tanto, no? Viaggiavo, però magari più una vacanza. Adesso invece si tratta di far vedere a Clarissa tutte le capitali, di far vedere a Clarissa tutte le culture, di consentire a Clarissa di vedere mondi diversi. Tanto sì. Tempo con Berlusconi, Forza Italia, sì. E poi Salvini. Come è accaduto questo passaggio? Vi conoscete da tanto, no, con Salvini? Guarda, io Salvini lo conosco da anni, eravamo veramente... Io ero una bambina in politica,
noi andavamo, anche lui, perché lui anche però lui aveva già molta popolarità, molto però come consenso, siete sì, però lui aveva fatto politica da più tempo, era molto conosciuto, aveva già molto consenso, però andavamo in TV insieme, non so se si può dire il nome di una TV regionale, non si può dire, vabbè, comunque una famosa TV regionale dove spessissimo, quando c'era Salvini, il partito mandava me. E non ti nego che la cosa mi agitava parecchio, perché al contrario di tutti gli altri politici, e non lo dico per far sviolinate, ma perché è la verità, Salvini sin dall'epoca, se si parlava, non so, di un tema generale sull'occupazione, Salvini era uno che ti veniva con tutti i dati, con la casistica della città in cui eravamo, cioè era molto concreto. Allora tu dicevi, no, c'è Salvini, non vengo. No, io dicevo all'ufficio stampa, li stressavo, tipo la goccia cinese che faceva la Simona con i suoi, io stressavo, cioè, dovete darmi casi concreti. Dovete darmi casi concreti, perché questo è un politico concreto. E quindi mi ricordo che andavo sempre un po', e poi comunque vinceva sempre lui. Però è così, lo conoscevo. Il passaggio è stato per me un passaggio, allora, in quel momento in cui io sono passata, e prima di tutto è sempre un passaggio all'interno del centrodestra, e questo va sempre detto, perché a me non piace che si confonda, no? Alcuni ti dicono, ah, i salti della quaglia, no. Centrodestra radicata, sì. Perché è diverso, gli altri quaglia sono quando passi da destra a sinistra o da sinistra a destra, ma il motivo era stato che in quel momento Forza Italia non aveva le idee chiarissime, perché c'era qualcuno che spingeva un po' verso sinistra, tant'è che poi ci sono state delle fuoriuscite, quindi io ero in forte difficoltà e capivo che invece la Lega di Salvini era radicata in questo, quindi sì, ho cercato Matteo per questo passaggio. E devo dirti che poi, per fortuna, Forza Italia si è riallineata, e però ecco, per me è stata una scelta anche, sai, io sono stata anche eletta già all'epoca in un collegio uninominale di alleanza, quindi vedere che uno dei partiti non si capiva, cioè Forza Italia non si capiva quanto sarebbe rimasto nell'alleanza, mi metteva in difficoltà. Poi però tutto è andato bene e tra l'altro, come vedi, alleati, siamo iperalleati, abbiamo vinto le elezioni e bene così. Tu e Alba Parietti avete avuto in comune un amico che era Silvio Berlusconi. Sì.